Ciao, oggi qui a Rizzoni abbiamo il piacere di parlare con la squadra Aquatic Forum di Roma. Di Roma, voi vi chiamate? Matteo Consoli. Matteo De Masi. Come si sono aperte oggi le gare? Ma credo abbastanza bene. Ci sono stati molti tempi buoni. Quali aspettative avete in questi 3 giorni che sarete qui a Riccione? Abbiamo programmato tutta la stagione invernale per questo, quindi vediamo di andare bene. C'è una gara in cui avete maggiori aspettative più di altre? Ma io per me parlo per la rana, ho fatto i 100 oggi abbastanza bene. Domani credo che un podio ci sta. Bene, sono contenta. Come ci si prepara prima di una gara di solito con l'allenamento? Com'è? Beh, l'ultima settimana si prova a fare più lavori di tecnica e mantenere appunto la forma fisica. Che... E mentalmente? Mentalmente dipende dall'atleta, se uno ha una mentalità forte è naturalmente più avvantaggiato, invece per esempio ci sono ragazzi, il primo italiano che fanno, che a volte hanno paura, si vanno male, quindi è tutto, non c'è una preparazione, diciamo, tutto dipende dall'atleta. C'è qualcosa che temete, qualche avversario, qualche paura che avete voi? Ma no. Alla fine per me questo è il 5º anno, quindi sono già preparato. Sei già buttato, ok. Ma di solito come gestite una gara? Siete più razionali, più istintivi quando affrontate le gare? Beh no, comunque la testa è quello che conta, quindi... Per poter arrivare in alto conta più il sacrificio o il talento, secondo voi? Tutte e due. Senza sacrificio, anche se ha il talento, non va da nessuna parte. E c'è un nuotatore che preferite, che vi ispirate voi? Michael Phelps. Ma io Domenico Fioravanti. Come mai? Cos'è che ti piace di lui? La sua rana è spettacolare. Ok ragazzi, vi facciamo un grosso in bocca al lupo, avete un saluto da fare? Alla vostra squadra, sì, qualcuno? A tutta la nostra squadra, un in bocca al lupo a tutti. Ci fate un saluto anche noi di Dolce Far Nuoto? Ciao Dolce Far Nuoto. Ciao Dolce Far Nuoto. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, ciao. Grazie.